Ciao ragazzi, siamo Grax, bentornati su Clash Royale. Quest'oggi video specialissimo in compagnia di Franci. Ciao. È tornata sul canale, siamo carichissimi perché torna la big serie che volete tutti quanti. Me l'avete chiesto in tantissimi, Grax, riporta Franci per l'apertura dei bauli della guerra di fine stagione War. Fine stagione. E occhio, vediamo se lo ricorda, bauli con... il 10% di probabilità della leggendaria. Ma che stai a dire? Ma che 10%? 100%! Cioè, leggendaria assicurata. Siamo arrivati per ben 3 volte in questa season primi. E ovviamente Franci è arrivata prima insieme a me. Si è presa il baulozzo. Leggendaria sicura. Per al me 100%. Il tronco. Per me il tronco. Per Franci, me voglio il tronco perché dobbiamo scambiare. E infatti lancio subito una bella sfidozza like. Mi raccomando, amici. Se questo big ritorno di Franci arriva e supera 13.000 pollicioni all'insù, fermiamoci a 13. Ce la fate. Ce la possono fare ultimamente, regà. State facendo un po' di rex. Prendi la paletta, Franci. Facciamogli vedere il like. Non fate di rex. 13.000 like e torneremo con un big scambio insieme a Franci. Ti ruberò il tronco. No. Tronco? Mio. Che hai qua sotto? Mi sembra una frase un po' strana da dire. Però eccolo qui. 1 su 4. Un tronco grosso così. Che sarà mio. Un tronco enorme. Detto questo, amici, andiamo subito con l'apertura dei bauli. Siamo nell'account di Franci. Cominceremo dal suo account, poi passeremo nel mio account e alla fine faremo una battaglia sperando di vincerla. Certo. Vi lancio anche un'altra sfida. Stavo pensando ad un'idea per un video. Una sorta di chest battle. Prendiamo due bauli di prima posizione, il mio e il tuo. Okay. Ci facciamo i deck con le carte trovate e poi o ci sfidiamo oppure facciamo una 2v2 con quei deck. Di sicuro perdiamo al 100%. Fateci sapere quale modalità vorreste qui sotto nei commenti. 2v2 o 1v1 con Franci. Non ci sfidiamo da una vita. Mi piace però. Potresti mai ritrovare domatore golem, io capanne e robe strane. Mi piace. Potresti anche battermi. Però la prossima season tra 15 giorni distrugge il tasto. Primo baule di prima posizione di Franci. Mio. Sarà buggato? No. Speriamo. Vai Franci. Eccolo qua che si apre. Non è buggato. Tutto carino e coccoloso. Oro. Ce l'abbiamo. 8.820 di oro. Primo skip per te. Una subito tornado. La epica. Tanto ragazzi, possiamo trovare tutti gli skip che volete al 100%. C'è la leggendaria perché siamo in lega leggendaria. 13 scaricuccioli. Che non usiamo. Malissimo. Bombaroli. 239 bombaroli. Comunque stavo uscendo in questo caso un deck molto interessante. Anche con la palla di neve. Vai con il tuo skip. Ok. La clonazione. Ok, per fortuna che non l'abbiamo fatto. Perché se avessi giocato con la clonazione, la palla di neve avresti perso al 100%. Cioè, già. Lapide, ma che deck è uscito, ragazzi? Vi prego, 13.000 like. Ma fa schifo, non è neanche un tank, non è una carta interessante. Ho capito, però improvvisi in qualche modo. Certo, vediamo certo. Adesso che esce. Barile barbarico. Ti prego, il trare. Se c'è lo script anche nei bauli, raga, quitto totalmente. Comunque, un baule molto interessante. Mi sa che te non hai partecipato all'ultima guerra, quindi non hai il sacchetto no. Di fine war. 3, 2, 1, passiamo nel mio account. Ed eccoci qua, belli carichi, per aprire un altro di quei bauli. Un'altra leggendaria sicura. A questo punto il tronco lo trovo io. Ma non è detto anche l'altra volta. Ma io ho bisogno di un tronco incredibile. Mi serve il tronco. Potrei portarlo a livello 13. Ce ne vogliono ancora tantissimi di tronchi. Tantissimi tronchetti così, ma... della felicità. Della felicità, esatto. Specifichiamolo. Vamos con il baule. L'ho aperto io. L'oro è interessante. Uguale. E quest'oro, ragazzi, lo spenderemo domani per un top upgrade. Tornate sul canale alle ore 12. Vamos. Vado io con il primo skip. Macchina volante. Vado io. Già una carta interessante. La cura. Immagino le battaglie che possono uscire fuori con questi deck. Hai cliccato te, vado io. Tre moschettieri, le tre mutande. Il mio deck però è leggermente meglio. Con la cura, però pesa di più. Esatto, esatto. Eh, ti spaccavo in tre Franci, veramente. C'è il mini pecca poi. Non assurdo. Usato. Goblin lancieri ottimi. Top. Per fare shield damage. Ovviamente ci dà loro perché ne abbiamo molti. Vabbè, di più. Vabbè, era pesantissimo. Sette princi. Ma era un deck fortissimo. Ma pesante. Forse con questo avremo vinto anche le 2v2. Tocca a me, no. Tocca a me, almeno tocca a te. Tu apri esatto. La tua. Poi faccio l'ultimo skip. Un deck illegale. Veramente illegale. Se mi dà il tronco è perfetto, ragazzi. Potrei anche utilizzarlo per fare l'ultima battaglia. Please, voglio il tronco. Non una Nightwitch. Oppure un magarciere, un qualcosa da scambiare. Un gran cavaliere. Non lo so, una principessa. Un mastino. No, no. No, Franci, mastino non quello. Ti prego, non il mastino. Dai, principessa gira. O tronco, 3, 2, 1. Oddio, ti prego, il Clash Royale. Il tronco. Lasciami dare. Sì, però ci sta, Halloween. Esatto, lo stavo per dire. Stiamo registrando questo episodio il 31, quindi è giusto che abbia trovato la cimitero. Che sfiga, però, ma che ci faccio con la cimitero? Ma non la richiede nessuno. Sto rosicando un botto.
Vabbè, la scambieremo col mio tronco. Esatto, è anche un baule molto molto interessante. No, a te scambio il mastino. Vuoi mastini? Dai mastini. Io non ti scambio il tronco. Faccio il pusher di mastini. Io non ti scambio il tronco. Se non erro dovrebbe esserci anche il sacchettino. Siamo arrivati terzi nell'ultima war. Abbiamo un sacchettino di terza posizione. Terzi per due medaglie, ma che sfiga. Tra l'altro ho anche sbagliato l'attacco in war. Mi dispiace, scusate River Plate, ma sono stato un pollo clamoroso. Bottino di guerra. Sacchetto tattico, ti prego. Vuoi il sacchetto? Voglio un token leggendario, ragazzi. Voglio un piccolo token leggendario. Ma nella vita, perché non uscirà mai. Please, gioco, facci questo. Vabbè. Epico? No. No, ce n'è da sempre. Aspettate. No, rimangono sempre 5. E dovrebbe darci a questo punto oro in eccesso. 1000 monete in più, che non fanno schifo. Meglio di niente. Però ragazzi, non so il motivo, ma Gigi ne ha 7 su 5. Ma Gigi è buggato. Non so se Gigi sta guardando questo video. Lui praticamente ha 7 token su 5. Ne ha di più rispetto al limite massimo che si possono ottenere. Bah, dilemmi incredibili di Clash Royale. Vogliamo farci una 2v2 touchdown? Vogliamo dimostrare che siamo forti e non è stata una casualità vincere quella partita? Chi ha detto che è stata una casualità? L'ho detto io, perché abbiamo fatto schifo alla fine, però. No, in realtà stiamo perdendo 1-0, abbiamo fatto un 2-1 devastante. È stata fantastica. Possiamo rifarlo. Dai. Vamos Franci, belli cattivi. Te la mando io. No, devi accettarla te, devi andare su guerre. Ovviamente nessuno starta la touchdown. Siamo in due soletti e nessuno ci accetta la battaglia, perché tutti la swaggano. Dai, qualcuno si sacrifica? Qualcuno vuole giocare Eccolo. Con noi? Sì! Abbiamo trovato Kitsuk e Madcat. Vabbè, io prendo subito. Ho sbagliato il cerbottaniere OP in questa challenge. Prendi le frecce, perché almeno togliamo il cerbottaniere. Okay. I pipistrelli. Okay. Io vado con l'orda di scheletri. Piazzo una bella principessa. Bandita. Perché la bandita riusciamo a difenderla tranquillamente. E io vado con la capanna dei barbari. Il matchup, ragazzi, non è male. Non è male. Però non abbiamo scelto neanche un tank. Abbiamo scelto solo carte di contorno. Spero che ci abbiano dato qualcosa interessante, tipo golem o mastino. Il mastino qui è veramente forte, raga. Non ci abbiamo niente. Ghiaccio, il principe Scherry. È buono. Il principe è buono per te. Principessa centrale. Io ho messo una capanna dei barbari e dobbiamo vincere questa partita. Ce la possiamo fare. Hai le frecce? Non hai le frecce? Splitta subito momento. Gli arcierini. Metti gli arcierini. Centrali. Io andrei con il moschettiere. No, l'arco X non ti serve. Non lo metto. Devi andare con le frecce. Sono fondamentali le frecce in questo caso. Togliamo il mago. Ottima difesa. Abbiamo perso purtroppo il moschettiere. Questa cosa non mi piace. Ma siamo messi comunque molto molto bene. Non li vedo molto. Chi c'era il moschettiere? Io non ce l'ho. Ce l'ho io il moschettiere. Aia ragazzi. Aia ragazzuoli. Questo è un problema. Questo è veramente un problema clamoroso. Perché ho perso pure il mago Zap. No 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 no. Che no, rischio. No, no. E abbiamo perso, Franci. No, no no no. Abbiamo straperso, perché non abbiamo nessuna struttura in questo momento per poter difendere. Aspetta, va bene la sconfitta, va bene prendere il touchdown, perché adesso il gigante lo mettiamo subito cattivo. Se te hai il principe, allora facciamo la combo di gigante vai. E principe. Sulla sinistra. Dietro. Vai con il principe. Oh yes. E abbiamo... Ah, non male come giocata. Non male ragazzi come giocata, e non riesco a prendere. Prova a mettere un Madurama sulla destra. Tutto cattivo sulla destra. E metti le frecce per tutti quei goblin. Bravissima piccola Franci. Ci sta come giocata. No, ed eccolo qua. Questa è un'ottima giocata, perché il gigante ha piena vita. Il principe targhetta il golem del ghiaccio, ma il gigante ci fa la torre. Ma che giocata abbiamo fatto? Siamo stati illegali. Non è vero. Per fortuna che ho messo l'armata degli scheletri. Infatti, batti 5. Perché io dormivo. Siamo troppo OP. Mi prendono troppo queste partite. Sono bellissime. Nello scorso episodio abbiamo insultato. Adesso stiamo dicendo che sono bellissime. Quindi siamo un po' no, mi fuori prendono controllo. Nel senso che mi ci impegno proprio tanto. Metti l'arco X, sì. Dai. Leggermente spostato. Brava, Franci, mi sia piaciuta. Io andrei con un moschettiere per supportare l'arco X. Mentre a destra dobbiamo caricare malissimo. Bellissima giocata per lui, ragazzi. Ha fatto una giocata veramente top. Giocata veramente incredibile. Mi serve subito la strega. Prova a piazzare un principe sulla destra. Va bene anche il mago Zap. Dai, era meglio il principe. Principe, io vado di fire palla per togliere la macchina volante. Però adesso come ci difendiamo? La vedo molto difficile. Ottima anche. No, il battle ram in quel modo, no, Franci. No? Ma chi ci fa col battle ram in quel modo? Non lo so. Dimmi che le frecce! Manda le frecce! Dove? Sul cerbottaniere e la capanna. Vai, l'ho preso. Mentre di qua io non so che fare. Non Prendi. Puoi mettere la principessa in quel Perché modo. Perché no? Ma come è fatta? Abbiamo perso la partita. No, no, no. Abbiamo straperso la partita. Perché? Perché non puoi difendere un mago con la principessa. Abbiamo 30 secondi per fare Dai, l'impossibile. Ma io adesso non ho il gigante. Metti il principe a sinistra e il batteram a destra.
Dobbiamo fare un qualcosa siamo di assurdo. Ce la possiamo fare. Ho l'orda di sgherri. Dobbiamo andare cattivissimi. Ottimo, il bocciato. Abbiamo perso la partita, credo. Se non mettono strutture. Madonna, ti prego. Non ci credo. No. No. Non ci voglio credere. L'orecchio. Gli sgherri. Sgherri. No. Ti no, prego, no, sgherretto. No, 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 l'abbiamo riaperta, raga. L'abbiamo riaperta, raga. 2-2. Mamma. E adesso. 6 secondi. No, 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 no. Adesso si va in overtime. Golden goal. Se la vinciamo, Franci, credo sia la touchdown più bella di sempre. Barbari. Oddio, centrali. Possiamo farcela. Gli arcirini ci stanno. Questa volta possiamo difenderci molto molto meglio. Metti l'arco X sempre centrale per fare DPS. Bellissimo l'arco X. Mi piace un botto. Loro cercheranno in tutti i modi di pushare. Noi abbiamo un buon push. Purtroppo il mago zap è così, Franci, lo sprechi. Se metti il mago zap in quel modo, me l'ho messi male. Lo vai a sprecare. Cavolo. Non li vedo. Ha messo male la fulmine. Cavolo. Occhio. Ha messo male la fulmine. Deve andare di streghetta. Deve andare di... I golem. No. È stata una bella partita. È stata una bella partita. Non abbiamo giocato male. Ci rifaremo con il prossimo video chest opening. Troppo 3-2. Ma il golem è forte. Hanno scelto loro tutte le carte tank. E ci hanno dato anche delle carte interessanti, perché il Battle Ram e il Principe sono carte molto molto ottime per la touchdown. Peccato, ragazzi, peccato. Concludiamo il video con un baulozzo omaggio che non ci darà niente. Speriamo. Oh, invece domatore. È il domatore. Attenzione, attenzione, è uscito il domatore. 13 congelamento. Ed infine un boscaiolo. Anche Franci ne ha una di leggendaria. Uguale, boscaiolo. Ma vi prego, la fantasia, ragazzi. Ma non è possibile. Non riesco comunque a farvelo vedere. Cosa ma ho detto, eccolo, l'altra volta io. Siamo fatti per stare insieme. Bravo. Batte 5, Franci. Anche se abbiamo perso, potevamo concludere il video al top, ma ce la siamo comunque giocata, dai. Ragazzuoli, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre un bel pollice all'inizio di supporto per supportare il canale, un commentino 13.000. Qui sotto. 13.000 per tutti quegli spoiler che vi abbiamo fatto ad inizio video. Dal sondaggio in alto a destra, mi sa di qua, credo di qua. Un salutone e un abbraccio alla grazia da Franci. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.